Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, ma soprattutto buona Pasqua! Prima di tutto perdonate per la location che è cambiata rispetto all'ultima volta, ma la stanza dove di solito ho il computer al momento non è utilizzabile, quindi ho dovuto spostare il computer in camera da letto. E quindi niente, probabilmente vedrete ogni tanto anche il cane che si aggira per la casa. E se mi vedete ogni tanto fare così con lo sguardo è perché lì ho il computer dove appunto vedo la mia immagine e quindi mi rendo conto insomma se sono posizionata bene, se sono a fuoco e così via. Inoltre voglio chiedervi scusa se in questo periodo sono stata un po' più assente del solito qui sul canale. Diciamo che ne ho parlato anche su Instagram ma insomma non so quanti di voi lo possono aver visto, quindi lo posso ridire anche qui. Il fatto è che ultimamente YouTube mi dà un po' poche soddisfazioni, diciamo che dovrei dedicare un video intero a questo argomento per parlarvi, farvi capire effettivamente cosa sto provando e perché dico questo. Semplicemente diciamo per fare un riassunto è il fatto che io sto facendo video su YouTube da 4-5 anni, da un sacco di tempo. Ho cercato di migliorare anche la qualità dei video, la loro frequenza, i loro contenuti, ma nonostante questo io lo vedo crescere con una lentezza snervante. E quindi ci sono delle volte in cui mi chiedo, ma tutto il tempo che io perdo a registrare, a prepararmi prima, registrare il video, editarlo, pubblicarlo su YouTube, alla fine tutto questo tempo che io gli dedico merita, ecco, e quindi mi perdonerete se in questo periodo magari pubblicherò qualche video in meno, ma vorrei, insomma, non voglio sentirmi obbligata, non lo voglio sentire come un lavoro o qualcosa che mi stressa o che non mi dà, non mi fa piacere fare, ecco, preferisco assecondare questo periodo, dedicarmi ad altre cose che mi piacciono e poi magari piano piano ritornerò più attiva, insomma, come sono stata fino adesso. Questo chiaramente non vuol dire che non pubblicherò più video, anzi ci mancherebbe, e infatti sono qui a farlo proprio per questo. Il video che giro oggi è quello delle letture del mese di marzo. So che i video delle letture vi piacciono sempre e quindi questo ovviamente non avrei mai potuto saltarlo. Nel mese di marzo ho letto 4 libri, quindi sono molto soddisfatta perché come sapete, uno dei miei buoni propositi è quello di leggere almeno 4 libri al mese, quindi anche questo mese ce l'ho fatta. Io direi di partire dal primo, che è quello che un po' tutti immaginerete, soprattutto se avete seguito gli altri video delle letture, ed è ovviamente il terzo volume di Harry Potter, quindi Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Anche questo terzo volume, come i primi due, li ho ascoltati con Audible, quindi letti da Francesco Pannofino. Basta, adesso ho disdetto l'abbonamento perché obiettivamente 10 euro al mese per ascoltare praticamente un solo libro al mese mi sembravano troppi e quindi ho deciso di disdire l'abbonamento, che poi in realtà l'ho pagato una volta sola perché il primo mese è gratuito e in totale l'ho avuto 2 mesi, quindi insomma alla fine la spesa è stata minima. Sono stata comunque felice di essermelo fatto raccontare. Vi giuro che mi mancherà non poter ascoltare la voce di Pannofino che legge questo fantastico libro. Io credevo che Il prigioniero di Azkaban non fosse uno dei miei libri preferiti e invece questa rilettura me l'ha fatto rivalutare tantissimo. Quindi vabbè, ovviamente tutti conoscete la storia, amo alla follia il fatto che in questo libro entri in scena Sirius Black, uno dei personaggi più belli della saga, e soprattutto mi è piaciuto il fatto che in questo libro l'azione si cominci a sentire fin dalle prime pagine. Inoltre, dato che sto leggendo un Harry Potter al mese, quindi li sto leggendo diciamo abbastanza vicini uno all'altro, mi ricordo un sacco di particolari, quindi sto cercando di segnarmi tutte le cose, le piccole cose, i piccoli particolari che dovrebbero essere ripresi nei libri futuri e vedere se tutti i particolari tornano, se coincidono tutti i pezzi del puzzle, e fino adesso ovviamente è stato così. Un esempio è stato il fatto che io mi ricordavo nel primo libro di aver letto che Hagrid, nel momento in cui porta Harry Potter davanti alla casa di Privet Drive, quindi quando il bambino è ancora in fasce, dice di essersi fatto prestare la motocicletta a volante da Sirius Black. Ecco, io volevo vedere, ero curiosa di vedere se questo particolare sarebbe tornato nel momento in cui usciva fuori il personaggio di Sirius Black, e infatti torna, viene rinominata anche in questo libro quell'identica scena e ci rendiamo conto che J.K. Rowling non ha lasciato veramente niente al caso. E quindi niente,
veramente meraviglioso, non vedo l'ora di andare avanti il prossimo mese e leggere il quarto volume. Secondo libro letto nel mese di marzo è stato Un figlio e ho detto tutto di De Pozzolis Family. De Pozzolis Family, penso li conosciate, sono quelle quella famiglia, insomma sono una coppia di attori comici che in particolare su Facebook e su YouTube fanno dei video a tema famiglia e figli in maniera molto ironica, quindi parlano delle difficoltà e dei problemi e della quotidianità, insomma, che si crea nel momento in cui si decide di mettere su famiglia. Quindi hanno scritto questo libro e il maritino me l'ha regalato per Natale. Il libro mi è piaciuto ed è esattamente quello che ci si aspetta, nel senso che è un libro molto molto ironico. I due scrittori praticamente narrano la loro storia fin da quando si sono conosciuti, messi insieme, andati a convivere, hanno preso la decisione di avere un figlio e appunto hanno avuto il loro primo figlio. Come vedete dalla foto qui dietro, infatti, lui è il primo bambino che hanno e lei è incinta, quindi... Ma chi li segue sa che questa bambina è già nata e insomma quindi adesso hanno due figli. La cosa carina di questo libro è il fatto che non è scritto a quattro mani nel suo significato più comune, ma le varie scene vengono scritte a tratti dal punto di vista di lei, a tratti dal punto di vista di lui. Alcune volte una di seguito all'altra, altre volte invece è la stessa scena che viene descritta da entrambi i punti di vista, quindi vediamo come lo vede lui e come la vede lei. Il libro mi è piaciuto perché questi due genitori non sono mai saccenti, ma per saccenti intendo che non vogliono insegnare niente, anzi mettono in evidenza tutti gli errori che hanno fatto e non li sottolineano nemmeno come fossero veramente degli errori, ma come dei comportamenti naturali che ogni madre, ogni padre ha quando è inesperto, perché obiettivamente chi ha il primo figlio è molto difficile che sappia già perfettamente cosa deve fare in ogni ambito dell'infanzia del bambino. E quindi niente, l'ho trovato veramente carino, interessante, simpatico, una lettura piacevole. Terzo libro letto del mese di marzo è stato questo, Il mare non chiude mai, adottare tre bambini e restare allegri. L'autrice si chiama qui Amaltea, ma in realtà è uno pseudonimo perché ha deciso di cambiare i nomi e alcuni dettagli dei fatti raccontati per una questione di privacy, tra virgolette, della sua famiglia e dei suoi figli. Fatto sta comunque che lei precisa sin dall'inizio che il libro è in realtà totalmente veritiero, perché comunque racconta le vere sensazioni che una mamma e un padre, ma soprattutto una madre, prova nel momento in cui va ad adottare dei bambini. In questo caso è la storia per l'appunto di una coppia che adotta tre fratelli in Russia. Il libro è molto breve, quindi si legge velocemente, ma vi giuro ragazzi, è scritto veramente bene. Cioè, questa autrice scrive in una maniera poetica, molto sintetica, ma allo stesso tempo in grado di dire tutto il necessario anche in capitoli brevi o comunque in uno spazio limitato come quello di queste pagine. Io ho sottolineato veramente tantissimo, vi faccio vedere per rendervi conto. Ecco qua, ho fatto anche dei piccoli disegni nelle parti che mi avevano, diciamo, toccata di più. Ecco qui ancora. Il libro mi è piaciuto, però è ovvio che io sono mi sento un po' toccata in prima persona, nel senso che essendo io e mio marito in fase di adozione di un bambino o di una bambina, in ogni caso è ovvio che questo libro mi ha particolarmente colpita e interessata. Questo non toglie che veramente la scrittrice scriva in una maniera fantastica e vengano, diciamo, sia anche un po' un manuale non solo per il post adozione, quindi il momento in cui loro hanno preso i bambini, li hanno portati a casa e le difficoltà che incontrano tirare su tre bambini nati in un altro paese, ma anche un riassunto di tutto quello che c'è da fare prima dell'adozione, quindi è comunque utile anche per chi volesse intraprendere questo cammino e leggere quindi l'esperienza diretta di qualcuno che l'ha provato e che l'ha vissuto e ve lo spiega anche in maniera perfetta.
L'unica cosa su cui io non sono stata d'accordo è stato diciamo la valutazione che fa lei di psicologa e assistente sociale, le quali devono stilare una relazione della coppia da presentare in tribunale in modo che il tribunale possa decretare se la coppia è idonea o no all'adozione. Quindi è una cosa che tutte le coppie adottive devono fare, e senza quel decreto di idoneità non si può adottare. Lei ne parla molto bene come una cosa utile e insomma che funziona, ecco. In realtà, per la mia esperienza personale, posso dire che assolutamente non è così. Bisogna avere fortuna nel trovare una psicologa, un assistente sociale con un po' di cervello, che siano veramente in grado di giudicare se una coppia è idonea o meno all'adozione, e che non voglia semplicemente dimostrare di voler trovare qualche problema anche dove non c'è, solo perché per l'appunto sono una psicologa o un assistente sociale. Ecco, io non mi dilungherò oltre su questa cosa, perché avrò modo di parlarne, perché non è una cosa che voglio lasciare in sospeso, dato che ha causato gravi danni a me e mio marito il fatto di aver incontrato persone totalmente incompetenti. Ma in ogni caso, insomma, ho sentito anche di coppie che hanno avuto fortuna e trovato persone decisamente migliori di quelle che abbiamo trovato noi. Fatto sta che noi comunque anche quell'ostacolo l'abbiamo superato, per fortuna. Comunque, questo è l'unico punto un po' critico, e niente, per il resto il libro mi è piaciuto, e chi sta affrontando un cammino del genere assolutamente lo deve avere in libreria. Ultimo libro letto nel mese di marzo è stato questo, La felicità con il metodo Iggy. Allora, questo praticamente è semplicemente un manuale, l'avevo fatto vedere anche su Instagram, mi pare, un manuale tra virgolette, nel senso che è un libro che racconta com'è il metodo, scusate, questi mugoliso, il cane, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo che vuole che giochi con la pallina. Tuco, basta. Ok, riprendiamo. Allora, questo libro in pratica racchiude quello che è il metodo di vita danese, perché in Danimarca vivono le persone più felici del mondo, secondo la ricerca, e quindi hanno cercato in questo libro di capire perché queste persone siano così felici, che cosa hanno nella loro vita, ecco. E quindi vengono affrontati tanti argomenti per farvi capire il piacere di stare insieme, quindi il fatto dell'accoglienza, dell'essere del avere ospiti, del non passare le serate alla televisione ma condividere le proprie esperienze con le persone che ci circondano. L'altro capitolo si chiama Luce che riscalda, quindi l'illuminazione, l'importanza delle candele, mangiare bene insieme, quindi ovviamente le ricette, la bellezza di coltivare i propri ingredienti, di cucinare appunto le cose con le nostre mani. Il lavoro o arredare in modo accogliente e così via, insomma tanti aspetti della nostra vita quotidiana che se curati con la giusta attenzione ci possono far sentire più felici, perché abitiamo diciamo in un luogo che ci fa sentire amati, ecco. Ovviamente è logico, questo non è il libro dell'anno, insomma, però io vivo in ogni caso in una casa chiaramente da sola con mio marito, quindi mi piace leggere di queste cose, trarre nuovi spunti, e oltretutto ci sono tantissime attività, non solo ricette ma anche proprio istruzioni per il fai da te, quindi piccoli oggetti molto molto carini che si possono creare con le nostre mani e utilizzare per arredare la casa oppure regalarli. Insomma, io l'ho trovato veramente carino, oltretutto vi assicuro che cioè è pieno di immagini, di foto meravigliose per farvi capire, ecco, quindi è assolutamente anche rilassante leggerlo, nel senso che non è assolutamente pesante, e costa soltanto 10 euro, quindi alla fine sono stata felice di averlo comprato, e la sera quando mi mettevo a sfogliarlo era come sfogliare una rivista e non so, mi rilassava. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, so che le letture di questo mese sono state veramente molto distanti l'una dall'altra, ma insomma io spero veramente che abbiate trovato qualcosa di interessante. Fatemi sapere voi cosa avete letto nel mese di marzo, ovviamente, e niente, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!